lei se lo ricorda il momento esatto in cui ha deciso di fare l'attrice? C'è stato un momento? Beh, io parlavo da sola, facendo finta che ero varie signore, cioè una volta ero grassissima, avevo 10 figli, un'altra volta ero stata tradita, un'altra volta, in tutte queste cose mi sono resa conto che mi piaceva stare in compagnia di altri e allora ho pensato, gli altri sono i personaggi e quando io magari sono depresso, un po' di malinconia, divento un'altra e così non ce l'ho più. Piera degli Esposti è una donna di forte emotività che è capace di comunicare queste emotività in due modi. Uno è quello proprio amichevole con le persone. Qual è la Piera che preferisce delle tante storie che vediamo? Beh, certamente per me è stato, mi ha fatto un certo effetto questo discorso di Tornatore, cioè il fatto che lui abbia detto, mi ha fatto vedere dei pezzettini, lei capisce se tu le vuoi bene. Da un piccolo gesto, dal modo come tu ti rivolgi a lei, lei avverte subito se tu le vuoi bene o meno. E se lei avverte che tu le vuoi bene, tu l'hai conquistata per sempre. Ecco, per me l'affetto è molto importante, dunque le espressioni d'affetto che hanno avuto tutti i registi, per me sono rimasta. Tutte le volte che ci vengo sono sempre più emozionata che di quanto dovrei, perché sono nata qui, ci sono qui i miei affetti più cari, ci sono e ci sono stati. Nella sua vita sono state di più le gioie o i dolori, signora degli Esposti? Beh, per ora sono ancora in credito, cioè sono molto, mi aspetto molte gioie, me le aspetto. Veglia, basta, finiscila con questa pantomima, abbiamo 130 anni in due. Ah, ma allora dillo che mi vuoi ammazzare! Tu 90 e io 40, casomai. Di fare tutti i pazzi per amore, dove ha ballato, ha fatto qualunque cosa, no? Insomma, il pubblico da casa la adora. Ecco, come, insomma, ci ha riflettuto un po' su questo, perché ha accettato e che cosa rappresenta questa cosa per lei? E io volevo stare in compagnia della gente, nelle loro case. E soprattutto sento che le persone accettano, dopo tanti anni, anche in televisione, delle mie dimensioni audaci, perché fare ballare Beyoncé, cioè ballarla e cantarla, che mi è stato detto che neanche Michelle Obama, che lo faceva a una scuola di obesi, cioè diciamo vinto io come preferenze, vuol dire che c'è una capacità di medesimarmi in un salto che devo fare. C'è qualcosa che desidera in particolare per lei nella sua vita o nel suo lavoro? Sì, io lo dico perché io vorrei fare il commissario. Io vorrei fare il commissario come, non so, appunto come Derek, come Peter Falk.